Allora, da anni mi impegno per cercare di migliorare nel mio piccolo la situazione italiana. E ho fatto decine di video denuncia, ho fatto decine di video di comparazione Italia-estero. Molti miei video sono serviti per dare un po' di futuro e speranza a certe persone. Ma fondamentalmente tutti i video che ho fatto li ho fatti col cuore, video paragone per cercare di copiare, migliorare nella nostra nazione le situazioni che non vanno. Se tornassi indietro, l'ho detto più di una volta, se tornassi indietro non farei più l'ambenedetto perché vi posso garantire che sono più i dolori che le gioie. Mi hanno trattato in questi anni peggio di un mafioso. È veramente disgustoso se penso a certe cose, però vado avanti per l'amore della nazione, vado avanti per i miei nipoti, vado avanti per tutta la gente che mi vuole bene, vado avanti perché vedere tutto che va a rotoli veramente mi dà fastidio. Come mi dà fastidio è quando vedo i politici che utilizzano gli immigrati per nascondere tutto quello che non hanno fatto in questi anni. Anche quello mi dà fastidio e non si prendono le loro responsabilità. Grazie ai video, tante cose sono state migliorate. Ho fatto un video che si chiama, poi magari ve lo metterò, lo metterò su Facebook, ma già lo trovate su YouTube, si chiama I successi di Lambrenedetto. Ne avrei potuti fare almeno 7-8 di quei video lì similari. Diciamo che con la forza oggi, che con il web è più forte della televisione, è più forte della radio, Lambrenedetto ha comunque una forza probabilmente oggi più forte, blogger che fa queste cose, ha molto seguito. Non agisco solo con i video sono importanti perché comunque i vari amministratori quando si sentono toccati nel vivo, subito non prendono provvedimenti. Agisco anche nell'ombra, agisco tanto nell'ombra. Oggi ho la possibilità di agire forse di più nell'ombra che neanche magari in maniera diretta. Quindi vado direttamente da sindaci, vado direttamente da gente che amministra le province per cercare di dargli una mossa. Purtroppo stanno arrivando un grido di dolore dalla zona di Roma, dalle province di Roma. E i fratelli che ho lì, vi garantisco che prima dell'estate vedo di farci un salto e cercare di dare una mossa e di parlare con chi devo parlare di lì. Ci andrò a parlare direttamente. Mi sono preso un impegno con gli amici di Napoli. A fine mese tornerò a Napoli, andrò a vedere di nuovo la situazione, vedremo un po' che cosa è stato fatto, che cosa non è stato fatto. Vedrò di passare da sindaci, video sindaci, andrò a rompere il cazzo. Non vado a fare la fotografia di rappresentanza, Lambrenedetto è venuto qui. No, Lambrenedetto va a rompere il cazzo, perché Lambrenedetto è incazzato nero, ok? Quindi per un annetto nelle zone di Nord Italia abbiamo fatto anche una trasmissione buona che si chiamava con SOS Lambrenedetto, quando partecipavo a queste trasmissioni più regionali abbiamo sistemato tante cose, ho agito direttamente, indirettamente. Pensate che finito l'Expo fuori dalla zona di Porta Garibaldi era ancora distrutta, è stato grazie a un video di Lambrenedetto, quando poi c'era lì l'assessore alla viabilità in studio, che hanno poi agito subito per asfaltarlo fuori. Io tutte le cose che mi mandate me le segno, cerco di intervenire anche magari vedendo anche chi lì gestisce la cosa. Si sono anche creati dei comitati anche per la pulizia, grazie ad alcuni interventi che ho fatto. Cerco di fare quello che posso, ragazzi. Io ve l'ho detto, io ho un lavoro, faccio progettazione, non guadagno milioni di euro, ho uno stipendio normale da impiegato, utilizzo il mio tempo libero per darvi una mano, per girare, ci metto quasi sempre del mio, con tutto quello che mi fanno ci metto sempre del mio e ci devo smettere sempre del mio, perché sapete benissimo che fare Lambrenedetto non è assolutamente facile. A
ho chiesto un aiuto, ogni tanto arriva qualche piccolissima cosa, ma ringrazio anche le piccole cose. Con quelli lì li utilizzo per comunque cercare un attimino di muovermi, perché muovermi a me non è che mi escono i soldi da giro. Vado a Napoli, ho speso 33 euro di volo, l'ho preso poco tempo fa con Ryanair, ho speso 33 euro di volo e vado a dormire in un ostello, vado a dormire, non vado a dormire in un 4 stelle e mi muovo da lì per cercare di aiutare. La stessa cosa farò a Roma. Chiunque mi aiuta, mi supporta, lo ringrazio, anche chi non mi supporta non me ne frega un cazzo, però mi girano i coglioni quando veramente leggo di gente che scrive l'hanbenedetto, tu, l'Italia, cioè quelli dove veramente mi fate vomitare. Magari ci fossero 1.000 lambrenedetti in Italia, magari, forse qualcosa cambierebbe. In cambio ho ricevuto veramente poco, ho ricevuto solo cazzi, problemi, minacce, insulti, problemi, problemi, problemi. Funziona così in questa nazione, purtroppo funziona così.